E rieccomi qua. Niente, ho dovuto stoppare tutto perché stanno succedendo troppe cose, quindi ho dovuto fare un po' di operazioni. Vi faccio vedere al volo perché adesso magari ritorno un attimo sul mercato perché oggi è una giornata un po' così. Allora, io ho fatto il fondo qua, ho spostato tutti i fondi da KuCoin, ho spostati sul fondo YouTube, su FTX, insomma, che è un exchange perfetto per fare questo genere di operazioni sui futures. Quindi vedete, io sul portafoglio avevo il mio collaterale, avevo spostato qua, vedete il collaterale in Bitcoin. E questo è già il profitto, no? Cosa si può fare qua? Invece che andare sullo spot, vado direttamente sui perpetual, no? Ad esempio, vado su Bitcoin perpetual, cioè sui futures, insomma. Ed ecco qui che io avevo aperto già la posizione qua, poi l'ho chiusa, poi l'ho riaperta qui al ritracciamento, per questo ho dovuto un attimo chiudere il video, cioè, perché c'è tanta di quella carne al fuoco in questo momento, quindi faccio solo un minuto per vedere più o meno tutte le posizioni che ho aperto. Che sono tutte le posizioni sulle altcoin che stanno anche andando molto bene. Guardate, c'è KZ, guardate Zillica, che ho messo praticamente come size 1000 dollari per posizione. Poi c'è la posizione su Bitcoin che la seguo passo per passo. Queste sono più per qualche giorno perché ho scelto ad esempio questi tipi di coin, anche ad esempio non so, Bitcoin Cash, per un semplice motivo che ve lo spiego veloce, poi potevo ritornare un attimo a fare un po' di operazioni. Perché sono tutte coin che, se andate a vedere il grafico, se andate a vedere il grafico, sono tutte coin che hanno fatto il top a maggio, cioè non a novembre, ma hanno fatto il top, vedete, a maggio. E quindi probabilmente qual è il punto? Che avendo fatto il top a maggio e dopo non hanno fatto nulla di che praticamente per tutto l'anno, anche quando era tipo novembre, eccetera. E aspetta, vi prendo un attimo TradingView così lo vedete meglio. Eccomi, vedete? Ad esempio prendiamo Bitcoin Cash, che è una shitcoin che non ci investirei mai, però perché comunque adesso sta iniziando a pompare? Perché vedete, ha fatto il top a maggio, poi non ha fatto niente di che. Quindi come periodo, su magari un annuale inverso, siamo praticamente agli sgoccioli per cercare di chiudere questo ciclo sull'annuale inverso. Stessa cosa ad esempio un Dogecoin, un'altra coin su cui non investirei praticamente mai a lungo termine, però per speculare adesso sul pump di eventuale Bitcoin, vedete, ha fatto il top a maggio. Adesso siamo proprio agli sgoccioli, un'altra schifezza come Ethereum Classic, no? Uguale, top a maggio. Oppure su quali altre avevo investito? VET, VeChain, anche VeChain che aveva fatto bene qua, ma aveva fatto il top a maggio, guardate che pump che sta avendo adesso, no? Top a maggio, perché sono tutte come tipo agli sgoccioli per chiudere il loro ciclo di top. Oppure è quella che ho preso, che mi è già partita veramente di brutto. Guardate Zillica, anche Zillica, che è comunque un'ottima coin su cui vale anche la pena investire. Guardate qua, non ha fatto niente, top a maggio. Quindi quali sono le coin ad esempio adesso per cavalcare questa bull run su cui investire, no? Sono le coin che hanno fatto magari il top prima e sono un attimo in chiusura, guardate che pump che ha fatto, quindi riapro FTX, no? Guardate infatti quelle che ho preso, magari le guardiamo qua su position, no? Eccole qua, sono tutte, se andate a vedere, che hanno fatto il top a maggio, oppure hanno iniziato a partire adesso ma avevano fatto anche loro il top prima, per dire anche ADA ha fatto il top ad agosto, settembre, no? Stessa roba FTT, che ho preso top ad agosto settembre, quindi magari sono quelle che partiranno magari nella prima fase se adesso parte una bull run di Bitcoin, o comunque coin che stanno performando meglio di Bitcoin, o anche Axie Infinity. Axie Infinity addirittura ha fatto il top durante il bear market, del piccolo mini bear market estivo, no? A luglio, mi dico, ha fatto il top. Vedete, tutte queste coin sono quelle che adesso stanno performando di più di tutte. Guardate Zillica che performance, no? Quindi cosa faccio? Non è che vado a prendere le spot, io ho il collaterale, no? Ho il collaterale qui. Questo è il fondo YouTube, no? Quello che abbiamo aperto, il collaterale, che era partito da questo, adesso è salito, cioè anzi è salito anche il valore del collaterale, visto che ho pompato Bitcoin. E questo era tipo questo è già il profitto che già volendo si può reinvestire. E io semplicemente in base a questo, ad esempio, mi valuto con la leva, no? Dico vabbè, c'è una leva X, ad esempio c'ho 8000 e aprirò, non so, posizioni massimo 2 per. Io ad esempio voglio aprire una posizione su VET. Semplicemente vado qui, metto quanto voglio investire, 1000. Facciamo finta che io non so, 8000, voglio al massimo fare una leva per 2, quindi aprirò magari 16 posizioni da 1000. No, 1000 investo come se fosse spot, però lo uso il collaterale di FTX, no? Vedete, ad esempio qui ho 18 posizioni, tutte su 1000, no? Quindi ho fatto praticamente una leva per 2, una leva per 2, che
che poi oltretutto adesso ci sono già dei profitti, vedete ad esempio Zilli che ha fatto già per due, l'avevo aperta qualche ora fa, anzi un giorno fa diciamo, la posizione ha già fatto per due e volendo con i profitti, vedete, si può già ad esempio fare una cosa del genere, prendere gli stessi profitti e invece che tenerli in dollari andare qui e trasformarli direttamente in Bitcoin. Perché magari pensi, beh, magari sale ancora e io voglio il collaterale in Bitcoin invece che dollari. Quindi già ancora prima di chiudere la posizione io posso usare i profitti e comprare Bitcoin con i profitti già ottenuti. Infatti se andiamo qua non ho più 2000 dollari di profitto. Ecco, vedete, si sono trasformati in Bitcoin. Quindi posso anche già anticipare i profitti andando a comprare ad esempio spot di nuovo il collaterale che io voglio usare per tradare, ecco. E vi chiudo qua in velocità questo video perché comunque guardate quanta roba che c'è da fare e spero che vi sia piaciuto e magari ci sentiamo meglio in un prossimo video di aggiornamento post pump, ok? Alla prossima, ciao!